cui lascio la parola a Marco, che ringrazio ancora, e niente, lo ascoltiamo volentieri. Benissimo, grazie a tutti, grazie per la presentazione. Vi conosco almeno di vista quasi tutti, credo, quindi insomma ci siamo visti a Genova tante volte. Vediamo se riesco a partire. Eccola qui. Dovrebbe Ok. partire a schermo intero. Eccola qui. Allora. Questa sera vi racconterò qualche cosa, vita, morte, miracoli, morte non ancora per carità, incrociamo le dita, solo i miracoli del James Webb Space Telescope, che è una macchina straordinariamente interessante, come vedremo. Allora, chi era James Webb? James Webb è stato il secondo amministratore della NASA e fu amministratore ai tempi delle missioni Apollo, quindi fu la persona che tramutò le direttive del Congresso americano nelle missioni Apollo praticamente. A lui è intitolato questo telescopio spaziale, il cui lancio è previsto al momento attuale per il 24 dicembre, proprio per la vigilia, alle ore 13:20 italiane. Il James Webb Space Telescope è una macchina, mi ripeterò molte volte, decisamente complessa e non è esattamente il successore del nostro amato Hubble Space Telescope, è uno strumento molto diverso. Tanto per cominciare, lo sviluppo è iniziato un sacco di tempo fa, nel 1996, quindi 6 anni dopo il lancio dell'Hubble Space Telescope, e una missione congiunta della NASA, dell'ESA, Agenzia Spaziale Europea, e della CSA, che è l'Agenzia Spaziale Canadese. A differenza dell'Hubble, che osserva una banda grosso modo da 0,1, cioè dall'ultravioletto, a un micron, cioè nel vicino infrarosso, centrata sul visibile comunque, qui la banda va dal visibile, diciamo dal giallo, giallo-verde, 0,6 micron, rosso anzi, fino al profondo infrarosso a 23 micron. Quindi è uno strumento fatto per osservazioni differenti da quelle dell'HST. Il percorso del progetto è stato estremamente complicato. Il lancio era predetto, previsto nel 2007, con un budget di 500 milioni di dollari. I 500 milioni sono diventati quasi 10 miliardi, quindi moltiplicato per 20. È stato parzialmente riprogettato nel 2007. La costruzione è stata completata nel 2017 attraverso problemi multipli. Ci sono stati problemi al cryocooler, che vedremo poi che cos'è, allo schermo termico, alle valvole, ai problemi per il Covid, vibrazione del fairing, hanno ritardato il lancio. Insomma, alla fine si è arrivati a decenni di ritardo sul progetto, con un costo finale, come è scritto lì sotto, nell'ordine di 10 miliardi di dollari. Quindi che i progetti spaziali vadano fuori budget e fuori tempo è normale, ma l'HST, scusate, il JWST è stato abbastanza eccezionale in questo. Tanto per dare una dimensione, lo specchio dell'Hubble ha un diametro di 2 metri e 30 centimetri. Attualmente abbiamo in orbita l'Herschel Space Telescope, che è fatto anche lui per l'infrarosso, con un diametro di 3 metri e mezzo, mentre James Webb avrà uno specchio complesso, non monolitico, sezionato, composto da 18 sottospecchi per un diametro equivalente di circa 6 metri e 40 centimetri. Queste sono le bande di vista. Questa è la banda dell'Hubble, la camera NICMOS. In realtà Hubble andava su con altre camere fin qui verso l'ultravioletto. Questa è la banda del James Webb, che va decisamente molto più verso l'infrarosso, e Herschel, che invece era un telescopio per l'infrarosso profondo. Questa è una vista pittorica del Webb, che vi fa capire più o meno come è costruito il telescopio. A differenza dell'Hubble, il Webb non ha un tubo ottico tradizionale, ha una struttura a traliccio dove c'è uno specchio principale che si chiama LSI e una struttura tubolare che regge uno specchio secondario, e tutto questo è schermato dalla radiazione solare da questo grande parasole, che è uno schermo di 5 strati di materiale simile al Mylar, fatto per schermare
e ridurre a un milionesimo l'influenza del calore solare. Questo vuol dire che si capisce immediatamente che il web non può puntare dove vuole, può puntare in qualunque direzione dello spazio in cui il sole non vada a battere sullo specchio principale. Quindi il sole deve essere sempre qui sull'asse Z- per gli amici astronautici, e quindi questo pone delle restrizioni al campo puntabile dal telescopio. Visto dall'altro lato, da sotto, qui vediamo la parte inferiore dello scudo termico, vedete il punto di attacco del razzo vettore, alcuni dissipatori di calore, le celle solari che sono questi sono dissipatori, questo è un altro dissipatore, questo è il contenitore dello scudo termico e tutto questo in basso è il modulo di servizio con l'antenna di comunicazione verso terra. Tutto ciò è largo circa come un campo da tennis, l'antenna di comunicazione è 70 cm, quindi fatevi le dovute proporzioni, è un oggetto in orbita piuttosto grande. Questa è lo spaccato della costruzione. Allora, cominciamo dallo specchio primario, l'area di raccolta di luce è di circa 25 metri quadri complessivi, è composto da 18 specchi monolitici in berillio. Il berillio è un metallo molto leggero, è stato scelto per vari motivi per la costruzione di questi specchi, anche se è un materiale, diciamo, non canonico per costruire specchi per telescopi. Lo specchio principale è tenuto insieme da questa struttura che si chiama PMBA, ovvero l'assembly del backplane dello specchio principale. Ogni sottospecchio ha 6 gradi di libertà, ovvero ha attuatori montati qui sotto, e anche questo lo vedremo meglio dopo, che permettono di spostare, orientare e addirittura cambiare la curvatura di ogni sottospecchio. Al centro del tutto c'è un sistema di raccolta del fascio ottico che poi verrà montato qui dentro, e di fronte c'è l'assembly dello specchio secondario e i supporti dello specchio secondario stesso. Dietro questo, che è struttura portante, che si chiama, che è fatta in materiale plastico composito, è una speciale materiale composito a base di resina epossidica e fibra di carbonio, sviluppato appositamente per questo progetto, c'è il sottosistema di gestione termica, questa torre che è questa qui, tutta questa parte è montata su una torre che è alzabile, quindi dopo il lancio viene elevato per poter essere aperto. E dietro ancora c'è un sistema di gestione termica e di copertura degli strumenti scientifici che sono alloggiati qua dentro. Quindi vedete che è drasticamente differente dal progetto dell'Hubble. Hubble è derivato dai satelliti spia degli anni 70-80. La struttura, il tipo di specchio, l'orientamento, tante elettroniche sono derivati dai satelliti spia americani. Questo invece è un progetto completamente innovativo. Ragionando da astrofili, è un Cassegrain con un primario parabolico, un secondario iperbolico, il fuoco Cassegrain è qui e poi c'è un back focus molto elevato, per cui c'è uno specchio terziario che riflette la luce, uno specchio quaternario, che si chiama Fine Steering Mirror ed è quello che fa l'inseguimento fine, e alla fine c'è una superficie focale, un piano focale che è questo. La lunghezza focale è un F20 come apertura e la lunghezza focale è di ben 131.4 metri, decisamente non piccola. E anche in questo è molto diverso da Hubble, che ha una focale, mi pare, di 20 o 30 metri, una cosa di quel tipo. Ecco uno specchio secondario. Gli specchi sono dorati e poi protetti sopra, mi pare, con la solita superficie di silice. Perché oro e non alluminio? Perché l'oro riflette di più le lunghezze d'onda dell'infrarosso, che invece non vengono riflesse bene dagli specchi in alluminio, e quindi si utilizza l'oro. Ecco 6 degli specchi durante i test ottici, in questo caso
I test ottici sono stati fatti e rifatti, memori dei problemi avuti dallo specchio primario di Hubble, che ha un errore di curvatura corretto poi con lenti addizionali. E questo è il telescopio assemblato con il supporto del secondario ripiegato prima del lancio. Quindi qui vedete i 18 elementi del primario, lo schermo all'interno del quale passerà poi il fascio ottico, il secondario che è qui e la struttura di supporto del secondario. E la scala è questa, qua ci sono tre persone che danno un'idea della scala più o meno del tutto. Nel 2005 c'era già un mock-up, c'è qualcuno che ha il microfono aperto, credo, sento dei rumori in cuffia. Dicevo, il mock-up era già completato nel 2005, qui siamo al campus di Goddard della NASA, questo è il personale che stava lavorando al tempo al JWST e anche qui il mock-up dà un'idea delle dimensioni rispetto alle persone. Che strumenti scientifici abbiamo a bordo del Webb? Ne abbiamo essenzialmente quattro. Il primo è la NIRCam, Near Infrared Camera, che è una camera per imaging, quindi per riprendere immagini, nella banda da 0,6 a 5 micron, quindi anche qui dal visibile all'infrarosso medio, costruita e progettata dall'Università dell'Arizona e dalla Lockheed Martin. Segue NIRSPEC, Near Infrared Spectrograph, che ha la stessa banda da 0,6 a 5 micron, è uno spettrometro con una scheda di microotturatori. E qui la cosa è molto interessante, perché grazie a questi microotturatori, che sono 240.000 e possono essere comandati uno per uno, si possono selezionare fino ad alcune centinaia di sorgenti nel campo e di ognuna prendere uno spettro. Quindi è molto sofisticato e ha dato un'infinità di problemi. Primo contraente è Airbus con Carl Zeiss per la parte ottica e Astrium per la realizzazione, ma la scheda di microotturatore è stata fornita dalla NASA stessa e ha dato problemi durante i test di vibrazioni, quindi è stata poi smontata, modificata e rifatta. Qui si cominciano a vedere i contributi europei, no? Questo è uno strumento europeo, Airbus, Zeiss e Astrium sono tutte aziende del giro europeo dell'aerospazio. Segue la FGS NIRIS, che è il sistema di guida fine, ma oltre ad essere un sistema di guida fine, quindi è una guida in asse, è un OAG in gergo da astrofili, è una guida fuori asse. Comprende anche un sistema per raccolta di immagini e per spettri, sempre nell'infrarosso. Questa camera dovrà fare appunto la guida fine, ma nel frattempo può fare anche spettroscopia di alcune sorgenti ed è fornita dall'ente spaziale canadese CSA. Ultimo, ma non meno importante, MIRI. MIRI è uno strumento per l'infrarosso medio. Comprende una camera e uno spettrometro ed espande giù in basso verso l'infrarosso medio e lontano da 5 a 27 micron la zona di spettro esplorabile da Webb. Questo ha dei coronografi per esplorare, per osservare esopianeti, quindi può oscurare con un dischetto scuro la luce di una stella in modo da non essere saturato e osservare gli eventuali esopianeti associati a quella stella. Osservarli in modo diretto, no? Voi sapete benissimo che attualmente la ricerca degli esopianeti è fatta in modo indiretto. Noi guardiamo l'effetto che l'esopianeta ha o sul movimento della stella o sulla luce che arriva dalla stella, ma pochissimi esopianeti sono stati osservati in modo diretto. Questo permetterà l'osservazione diretta. È fatta in collaborazione tra NASA, Max Planck Institute tedesco e la Carl Zeiss. Il campo di vista degli strumenti è questo e sono campi di vista molto piccoli. Allora, al centro, questo è il piano focale della macchina, letteralmente. Il telescopio può puntare il fascio principale su uno degli strumenti ogni volta. Quindi NIRCam ha due campi separati, larghi ognuno 132 secondi d'arco, due primi.
Miri, di cui parlavamo ora, ha un campo ancora più piccolo, 116x74, più alcuni campi ausiliari. Niris ha un campo, anche lui, di due primi d'arco. E FGS, sensore di guida fine, ha due campi di due primi d'arco. NIRSpec, lo spettrografo, vedete che qui hanno disegnato degli specchi per rendere l'idea, ha quattro campi di circa 1,5 primi d'arco, più alcuni sensori ausiliari in mezzo a questi primi campi. Quindi tutto questo, sommato al fatto che si lavora a focale di 130 metri, vi fa capire che l'angolo di vista del telescopio sarà estremamente piccolo. Questo non è un telescopio per survey, questo è un telescopio per osservare oggetti specifici, non per andare alla ricerca alla grande, insomma. Questa è la struttura del MIRI. Un po' colorata per capire un po' i gruppi. Questa struttura blu è il supporto, è un esapodo fatto con fibra di carbonio. Il fascio ottico entra qui e poi ci sono vari sottosistemi che sono l'imager, l'ottica dello spettrometro, i sensori di piano focale, eccetera, eccetera, eccetera. Se avete voglia e tempo, andate a cercare su YouTube. No, ve lo faccio vedere stasera, perché se mettiamo anche i filmati poi diventa una cosa veramente lunga, ma ci sono dei filmati molto belli che fanno vedere il percorso ottico all'interno di questi strumenti, in particolare di MIRI, ed è una cosa tecnicamente molto interessante. MIRI, per poter osservare nell'infrarosso lontano, fino giù a 27 micron, deve essere raffreddato. Ed è il motivo principale per cui tutto il telescopio viene schermato dalla luce solare, vede il profondo spazio e in più MIRI ha un sistema di raffreddamento attivo. Ed è la prima volta che su un telescopio spaziale viene installato un sistema di raffreddamento attivo che è letteralmente un frigorifero con tanto di motore e compressore. La parte del cooler, del compressore, eccetera, è montata nella regione 3 del telescopio, ovvero la parte esposta verso il sole, quindi nei moduli di servizio. Questo sistema è collegato con delle tubazioni piuttosto lunghe, si parla di parecchi metri, qui circola elio, verso una valvola, una testa di valvola a 18 Kelvin, che poi va a raffreddare una zona che è la testa fredda del sensore, che viene raffreddata a soli 6 Kelvin, mentre tutto il resto dell'ottica, tutti anche gli altri strumenti, vedono il profondo spazio e, non vedendo il sole, dovrebbero raffreddarsi a una temperatura media attorno ai 40 Kelvin. Quindi abbiamo una zona fredda, gli specchi e tutta la struttura del telescopio e gli strumenti che si raffreddano in maniera passiva fino a 40 Kelvin. Una zona delicata del sensore del MIRI che si raffredda in modo attivo grazie al compressore fino a 6 Kelvin. Una zona intermedia che passa dalla parte ottica alla parte di servizio, dove si va da 100 Kelvin da questo lato a 293 da questo, e qui c'è un sacco di elettronica, di interfacce, di sistemi di controllo delle ottiche, fino a una zona, come dicevo prima, rivolta verso il sole, che sarà grosso modo a 300 Kelvin. Questo di nuovo è uno schema di massima del telescopio, dove vedete il retro dello specchio con gli strumenti montati, il compartimento di elettronica, che è uno di quelli che stanno a temperatura intermedia, e nella regione 3 i calcolatori, il calcolatore di comando e gestione dei dati, il compressore del cryocooler, l'elettronica del cryocooler e tutto il resto del modulo di servizio del telescopio. Ecco il famoso ombrellone, ovvero schermo solare. Lo schermo solare, come vi dicevo, è fatto con 5 teli e l'idea è che il calore del sole che arriva a colpire il primo telo genera radiazione infrarossa che comincia a rimbalzare fra un telo e l'altro fino a fuoriuscire dai lati. Quindi il motivo dei 5 è che, come un thermos, tra uno e l'altro c'è il vuoto e in questo caso il calore in eccesso esce dai lati
del sun shield, dello schermo solare. Questo è il punto di montaggio del pilone che sostiene il telescopio e questa è una delle tante prove di spiegamento. Tante perché, ad esempio, durante una delle prime un telo si è strappato e questo ha imposto un riprogetto del sistema di apertura. Come verrà lanciato il Webb? Beh, viene lanciato da un Ariane 5, non da un razzo americano, da un razzo europeo, perché nella suddivisione dei costi e dei compiti fra NASA ed Europa, l'Europa fornisce il lanciatore, l'affidabilissimo Ariane 5, che adesso non ricordo la statistica, ma mi pare che abbia fallito due lanci su oltre 120 o 130 fatti. Quindi, dicevo, l'ESA fornisce il lanciatore, l'Europa fornisce il lanciatore e parte degli strumenti scientifici. In cambio di questo contributo, l'Europa ha diritto al 15% del tempo di osservazione. Però Ariane, pur essendo il maggior lanciatore di cui disponiamo in Europa, è relativamente piccolo, nel senso che il cosiddetto fairing, ovvero la copertura, la carenatura che regge, che copre il carico pagante, cioè il satellite, è alta 17 metri e ha un diametro di 5,4, ma Hubble aperto è 21 per 14 metri. Questo vuol dire che il Webb, scusate, ho detto Hubble, ma volevo dire Webb, che il Webb, che ha le dimensioni di un campo da tennis, deve essere ripiegato come un origami per poter entrare dentro. Come viene ripiegato? I sei specchi laterali vengono ripiegati all'indietro. Tutto il sistema dello schermo solare è arrotolato e verrà poi spiegato. Lo specchio secondario è ripiegato contro lo specchio primario, questo è uno snodo a metà di una delle aste e le altre aste si ripiegano in su e alla fine tutto il sistema deve entrare nella carenatura, nel fairing dell'Ariane. Qua ci sono dei dati, qui c'è che è largo 4,5 metri, qui il diametro è 5,4, ma 5,4 esterno, poi c'è lo spessore della carenatura. Alla fine il Webb ripiegato dentro il fairing ha una luce verso le pareti inferiore a 10 cm, che vuol dire che durante le vibrazioni del lancio, che ovviamente la carenatura vibra per conto suo e il Webb vibrerà in altre maniere, si arriva a pochi centimetri di distanza fra il telescopio e la carenatura stessa. La carenatura è un altro elemento critico perché deve fare un altro servizio. Voi avete un razzo che decolla dalla pressione atmosferica a livello del mare e nel giro di due minuti, anzi meno, raggiunge i 100 km di quota e già a 50-60 km praticamente si è nel vuoto. Questo vuol dire che nel primo minuto, minuto e mezzo dal lancio, tutta l'aria contenuta deve uscire e esce da una serie di fori di sfiato e anche il telescopio è tutto pensato in modo che tutte le cavità interne sfiatino senza creare danni, in modo che quando arrivi in orbita il telescopio sia vuoto d'aria. Il Webb è stato assemblato in America presso diverse sedi, ma la sede finale era in California, presso, mi pare, la Lockheed Martin, non ricordo più chi è stato l'assemblatore finale, comunque nella zona di Los Angeles. Il centro di lancio europeo dell'ESA è a Kourou, nella Guyana francese, quindi bisognava portare il telescopio da Los Angeles alla Guyana. È stata un'impresa logistica spaventosa, anche perché tutto il telescopio è un oggetto delicatissimo sia dal punto di vista meccanico, sia dal punto di vista di possibile contaminazione. I problemi di questi satelliti sono legati soprattutto alla contaminazione da umidità. Ogni materiale che abbiamo normalmente qui a terra, assorbe una certa quantità di acqua, poca magari, ma dopo il lancio, quando è nello spazio, il satellite si ritrova circondato da una nuvola di
gas volatili, tra cui acqua, ossigeno, azoto e via così. Siccome il telescopio si raffredda nel freddo dello spazio, questi gas possono condensare sugli specchi appannandoli. Per evitare queste cose, il telescopio viene costruito, trasportato e lanciato continuamente in una camera bianca che viene tenuta in atmosfera di azoto, soprattutto prima del lancio, viene purgata con azoto e c'è un controllo continuo delle condizioni ambientali. Quindi si tratta di fare una camera bianca viaggiante che sia in grado di caricare il telescopio a Los Angeles e portarlo intero fino a Kourou. A Kourou è arrivato con la motonave Colibri, che è una motonave dell'Agenzia Spaziale Europea dedicata al trasporto di satelliti, razzi vettori e altri oggetti spaziali di vario tipo. Questo è il porto della Guyana. E questo che vedete, questo oggetto enorme, questa specie di sarcofago, è il veicolo di trasporto, la camera bianca mobile di trasporto fatta appositamente per il Webb. Pesa, mi pare, 60 tonnellate, una cosa esagerata. Qui vedete le bombole di azoto per continuare a mantenere l'atmosfera pulita all'interno. La camera, oltre a garantire la pulizia e la non contaminazione, contiene anche ammortizzatori per le vibrazioni, sistemi di controllo ambientale, tutto quello che serve per garantire che il trasporto, prima via terra e poi via nave, non vada. C'è qualcuno ancora col microfono aperto? Se per favore controllate di avere i microfoni chiusi, che non mi sento i rientri in cuffia. Dicevo, per garantire che il telescopio potesse arrivare in condizioni perfette dopo il lungo viaggio per mare. Eccolo finalmente arrivare, questa è l'uscita dal porto della Guyana, e qui vi dà di nuovo una dimensione, un'idea della dimensione del rimorchio. Eccolo di nuovo, un'altra vista. E questo è finalmente il Webb nella camera bianca di Kourou, dove è stato ovviamente estratto, eccolo qui, questa è la fase dell'estrazione, è stato aperto il sistema di trasporto che contiene più livelli e più strati di protezione, aperto ovviamente in camera bianca con tutti i controlli di contaminazione possibili e immaginabili, in modo da poter verificare nel dettaglio tutte le condizioni del telescopio stesso, senza ovviamente più aprirlo e spacchettarlo, ma controllare che non ci siano, ad esempio, in fondo al contenitore delle parti cadute giù. Ad esempio, durante le prove di vibrazione si sono trovate in fondo alla camera di prova alcune viti che erano uscite da dimenticanze di assemblaggio. Sono cose che succedono su una macchina complessa come questa. Questo è l'edificio di assemblaggio, il building di assemblaggio del vettore Ariane. Questo che vedete sotto rotondo è la fine del primo stadio, sotto ancora ci sono i booster. Questo è lo stadio di apogeo, ovvero quello che porterà poi fuori dall'orbita terrestre il nostro telescopio, che sta venendo montato sul primo stadio. Qui manca ancora il Webb, che è qui, e questi signori con la tuta gonfiata d'aria compressa sono i tecnici che hanno rifornito il Webb dei propellenti che serviranno per mantenere lo stazionamento in orbita. I propellenti sono come si dice, tetrossido di azoto come ossidante e idrazina come carburante, e siccome sono prodotti chimici estremamente aggressivi ed estremamente pericolosi, il riempimento viene fatto con grandissima cura, e per caricare 150 kg di propellenti si è lavorato per ben 10 giorni a turni in questo tipo di tute che proteggono gli operatori da eventuali perdite, sversamenti e cose di questo genere. È sempre una fase estremamente delicata perché i propellenti esplodono spontaneamente se messi a contatto.
quindi una nube di gas potrebbe già essere un pericolo enorme. E tutte queste operazioni vengono continuamente fatte in camera bianca. Questa è una delle camere bianche che si sono succedute nel montaggio, nell'assemblaggio e nella preparazione al lancio del web. Eccolo finalmente, ci siamo. Questo è di pochissimi giorni fa ed è il momento in cui il web viene calato sul motore di apogeo che è montato qui sotto. Non c'è ancora il fairing e in questi giorni, non so esattamente quando, ma manca molto poco, dovrebbe finalmente essere chiuso nel fairing, nella carenatura. Ci sono stati problemi anche qui perché durante lo spostamento dal veicolo di trasporto alla gru che lo sostiene, un punto di ancoraggio qui sotto ha dato problemi e questo ha prodotto vibrazioni indesiderate nel telescopio, quindi si è fermato tutto, si è proceduto a un'ulteriore verifica che non fossero successe cose pericolose, che non avesse avuto danni, e questo ha comportato un ritardo di altri 2 giorni. Si doveva lanciare il 18, poi si è arrivati al lancio previsto al 22 di dicembre. 3 giorni fa un altro problema: nel momento in cui il telescopio è stato collegato alla base, meccanicamente ed elettricamente, si è avuto un problema di comunicazione, ovvero il telescopio e il veicolo di lancio non comunicavano correttamente. Il problema è stato poi tracciato l'altro ieri ad un connettore di interfaccia, un cavo di collegamento che è stato riparato e adesso sono passati tutti i collaudi previsti di prelancio, quindi non resta che chiuderlo dentro la carenatura. Intanto i tecnici, ecco qui è già montato, vedete, sulla testa del motore di apogeo, e questa bolla che vedete è un'ulteriore camera sterile e bianca che protegge gli operatori, che sono questi in tuta gialla, gli unici autorizzati a entrare all'interno per lavorare, che è una zona protetta all'interno di una zona protetta, sempre per motivi di contaminazione. Non tanto, come dicevo prima, da polveri, ma da eventuali oggetti estranei e soprattutto da controllo dell'umidità. Bene, è ora di lanciare. Questa è la previsione. 55 giorni prima del lancio il web arriva al porto di Pariacabo, che è il porto della Guyana francese. Durante 29 giorni viene spostato, almeno 29 giorni viene spostato e viene preparata l'impalcatura principale sulla rampa di lancio. A 7 giorni del lancio, cioè esattamente doveva essere oggi, è stato qualche giorno fa, viene posizionato su Ariane 5. A meno 6, quindi dovrebbe essere domani, dovrebbe essere incapsulato nella carenatura. Il giorno prima del lancio Ariane 5 rulla dall'edificio di assemblaggio su un trasporto verso la piattaforma di lancio e finalmente si arriva al giorno del lancio. Da questo momento inizia il panico totale di tutte le persone che hanno lavorato al web, perché vedremo poi che cosa vuol dire i primi 6 mesi dopo il lancio. Sono un periodo estremamente critico per il telescopio. Tornando al lancio, dopo 2 minuti si separano i booster a stato solido dell'Ariane, dopo 3 minuti ormai si è nello spazio e si apre la carenatura, dopo 9 minuti il motore principale, il primo stadio è esaurito e si stacca, il terzo stadio spinge per ulteriori 18 minuti e 27 minuti dopo il lancio si stacca il telescopio. A 30 minuti dopo il lancio si dovrebbe essere aperta l'antenna di comunicazione e l'ESA dovrebbe tracciare il web nella fase iniziale dell'orbita. Ma dove va web? Va in un punto interessante del sistema Terra-Sole, che è il punto Lagrangiano L2. Cosa vuol dire punto Lagrangiano? Vuol dire che
in un sistema di tre corpi, di cui uno di massa trascurabile e gli altri due di massa non trascurabile, che in questo caso sono il Sole e la Terra, esistono sei punti di equilibrio, ovvero sei punti dove le attrazioni gravitazionali della Terra e del Sole fanno un gioco tale per cui un'orbita attorno a questo punto è un'orbita stabile. Questo punto, che è Lagrangiano L2, si trova a circa 1,5 milioni di chilometri, quindi a circa 4 volte e mezza la distanza della Luna, nel punto opposto al Sole, nell'orbita terrestre. È una zona ben popolata perché ci sono già qui un sacco di satelliti, tra cui Gaia, forse ricorderete la conferenza su Gaia che avevo fatto a Genova qualche anno fa. In questo punto un satellite non può stare fermo, ma compie un'orbita che si chiama orbita ad alone, halo orbit, e gira attorno a un punto che non si vede, no? Che è un punto di minimo gravitazionale, che è il punto Lagrangiano L2. Il Sole è da questa parte qui, quindi punta verso il lato caldo del telescopio, questo è il lato freddo, e nel primo mese avverrà il dispiegamento del telescopio, ora vediamo poi i dettagli di questo dispiegamento, e a un mese dal lancio dovrebbe entrare, fare la manovra di inserimento orbitale in L2, fra 2 e 3 mesi dopo il lancio vengono accesi gli strumenti, fra 4 e 6 mesi dopo il lancio verranno testate le varie funzioni degli strumenti e dopo 6 mesi si prevede di iniziare le osservazioni scientifiche di routine. Sempre per dare un'idea, l'equilibrio termico di alcune parti del telescopio è previsto che venga raggiunto dopo 10 mesi del lancio. Questo vuol dire che il raffreddamento non viene lasciato soltanto al freddo dello spazio, ci sono dei riscaldatori che verranno accesi in modo che le parti critiche del telescopio, ad esempio il supporto degli specchi, ad esempio il supporto degli strumenti scientifici, non subisca stress da raffreddamento troppo rapido. Quindi il raffreddamento di molte parti è controllato e durerà per ben 10 mesi dopo il lancio. Questi sono i Lagrangiani che vi dicevo, dato il Sole e la Terra, il Lagrangiano L2 è questo qui, il Lagrangiano L1 è fra Sole e Terra, qui abbiamo ad esempio due satelliti solari, SOHO ed SDO, che sono in questa zona qui, i Lagrangiani L4 ed L5 e dove erano stati posizionati inizialmente i satelliti Stereo A e Stereo B, nel Lagrangiano L3 che io sappia non abbiamo messo nulla, anche per comunicare con qualcosa che è dietro il Sole non è così comodo, anche se qui ovviamente il disegno non è in scala. Ecco il panico e la paura e il terrore dopo il lancio. Allora, 3 minuti dopo il lancio, separazione dalla carenatura. 30 minuti dopo il lancio, separazione del veicolo di lancio. A 33 minuti dopo vengono aperti i pannelli solari. Dopo 2 ore a questo punto parte già l'antenna a basso guadagno, quindi comincia a esserci un segnale radio tracciabile da parte dell'ESA. Dopo 2 ore viene dispiegata l'antenna ad alto guadagno, che è montata su un gimbal, su un sistema di puntamento che permette di puntarla verso terra. Calma per 2 giorni e poi dopo 2,7 giorni dal lancio si inizia lo spiegamento di una parte dello schermo solare. Se tutto va bene, dopo tre giorni e qualche cosa, viene spiegata la parte anteriore dello schermo solare e dopo 5 giorni si ha il dispiegamento completo dello schermo solare. Dopo 6 giorni si ha lo spiegamento del supporto che permette a tutto il telescopio di alzarsi e andare in posizione sopra lo schermo solare. Dopo 7 giorni e 8 giorni vengono spiegate le due ali che supportano i sei specchi più esterni del telescopio stesso. Dopo 9 giorni finalmente viene messo in posizione tutto lo specchio primario e dopo 14 giorni viene spiegato lo specchio secondario. Dopo un mese arriva in orbita a L2. Allora, tanto per dare un'idea, nel web ci sono
oltre 300 punti di singolo guasto, ovvero 300 single failure points, 300 punti, oggetti, sistemi, dispositivi, il fallimento di uno dei quali può implicare il fallimento della missione. Ovvero, per fare tutta questa sequenza devono entrare in funzione migliaia di sistemi, alcuni dei quali, circa 300, non hanno un backup, devono funzionare al primo colpo. Per qualcuno sarà poi possibile fare eventuali procedure di tentativo di riallineamento o cose di questo genere, ma la danza ad orologeria dello spiegamento è una complicazione incredibile. Se tutto funziona come si deve, avremo finalmente un telescopio in grado di fare attività scientifica. Quali saranno gli obiettivi scientifici del Webb? Allora, dato che abbiamo un telescopio specializzato per l'infrarosso, andremo a vedere gli oggetti più lontani e più freddi dell'universo. Voi sapete bene che la luce delle stelle, man mano che si allontanano, devia verso il rosso, si sposta verso il rosso. Questo vuol dire che le prime galassie, le galassie più lontane che conosciamo, dobbiamo andare a cercare nella banda infrarossa per riuscire a vedere qualche cosa. Questa, ad esempio, è la galassia più lontana che abbiamo trovato nei dati dell'Hubble Space Telescope. E sarà galassie di questo genere saranno evidentemente degli obiettivi primari. Quindi si va verso l'universo antico, si va verso l'era della reionizzazione, ovvero quell'epoca, alcuni milioni di anni dopo il Big Bang, in cui si accendono le prime stelle e il gas interstellare si ionizza nuovamente, le stesse prime stelle e la formazione delle prime galassie. Poi andremo a studiare lo sviluppo delle prime galassie, anche perché abbiamo pochi dati e poche informazioni e molte lacune sulla modalità in cui le prime galassie sono formate. Non sappiamo ancora tante cose. Ad esempio, ci sono misteri su come facciano le prime galassie a contenere già dei buchi neri. Sono buchi neri primordiali, sono buchi neri dovuti all'aggregazione. L'aggregazione è avvenuta precedentemente a quello che pensiamo nello sviluppo delle strutture galattiche. Le strutture galattiche sono già iniziate con galassie di dimensione media o per aggregazione, ma tanto rapida, sembra che non ci fossero i tempi, di galassie più piccole. Allora, questo tipo di interrogativi sarà uno dei principali obiettivi scientifici del Webb. Poi abbiamo materia oscura ed energia oscura. Ovviamente nessun telescopio, per definizione, può vedere la materia oscura e tantomeno l'energia oscura, ma può osservarne gli effetti. Ad esempio, quella che vedete è una lente di Einstein, ovvero è l'immagine, questa attorno, di una galassia remota messa a fuoco da una galassia prossima. Questa è una distorsione ottica di una galassia remota. La ricerca di lenti di Einstein di questo tipo e comunque degli effetti di deformazione su antichi e vecchi e lontani cluster di galassie dovute alla presenza di materia oscura in galassie più vicine a noi sarà uno degli obiettivi scientifici del Webb. Poi, sempre restando nell'infrarosso, formazione stellare e planetaria. Anche qui abbiamo ancora molti dubbi. Questo che vedete è un disegno, una descrizione pittorica di un possibile disco protoplanetario con tanto di planetesimi in formazione, di stella centrale che sta soffiando via gas e polveri. E siccome questi sistemi all'interno di globuli di Bok, all'interno di Propis e comunque di stelle neonate sono nascosti da spesse nubi di polvere, se vogliamo penetrare queste nubi di polvere bisogna necessariamente andare verso la banda infrarossa delle osservazioni. Poi mezzo interstellare. Dato che osserviamo le galassie lontane, osserveremo lontani quasar, per esempio, è possibile ottenere spettri di questi oggetti che vengono filtrati da quello che è il mezzo interstellare. Alcuni
alcuni fenomeni che avvengono nel mezzo interstellare non sono ancora ben chiari. Ad esempio, in condizioni di estrema rarefazione ed estrema bassa temperatura nel mezzo interstellare si formano composti chimici, addirittura dei gas nobili, le cui firme vanno ricercate nella banda infrarossa, e quindi cercare delle bande di assorbimento infrarosse di questi composti chimici nella luce di quasi distanti permetterà di capire un pochettino di più nelle dinamiche, nella formazione e nella composizione chimica del mezzo interstellare. Poi esopianeti. Abbiamo citato il fatto che in particolare Miri possiede un coronografo, e quindi oggi studiamo gli esopianeti o col metodo dei transiti, guardando come questo disegno, come varia la luce del pianeta, come varia la luce della stella quando un esopianeta gli passa davanti, ma varia tipicamente di poche parti per mille o anche meno, dipende dalla grandezza del pianeta, ma potendo eclissare la stella con un coronografo, resterà la luce del pianeta. Allora, siccome i pianeti che ci interessano, i pianeti di tipo terrestre, sono essenzialmente relativamente freddi, la loro osservazione è ottimale di nuovo nelle bande dell'infrarosso, dove le stelle, essendo più calde, emettono meno energia, mentre l'energia emessa dal pianeta diventa predominante, e quindi il fatto di avere un coronografo e il fatto di poter osservare giù nella banda del medio infrarosso fino a 27 micron permetterà di ottenere informazioni più dettagliate non soltanto sugli esopianeti, ma probabilmente anche sulla loro atmosfera, cercando ad esempio le firme spettrali dell'acqua o dell'ossigeno nella luce riflessa da un esopianeta. E quindi identificare le atmosfere e capire se esistono in questi pianeti delle condizioni che possano permettere la vita. Tornando a confrontare i telescopi, Hubble ha un telescopio, ha uno spettro primario da 2,4 metri e ha due camere in questo momento, più di due camere montate, ma tanto per dare un'idea, hanno risoluzioni a seconda del tipo di ottica utilizzato di 0,04 secondi d'arco per pixel o 0,13 secondi d'arco per pixel, e i sensori sono tipicamente sensori da 1000-2000 pixel di lato. Queste sono le scale degli angoli di vista della WFPC3 dell'Hubble. Fra qualche anno verrà lanciato un altro telescopio straordinario, che è il WFIRST, poi rinominato Roman Space Telescope in onore di Nancy Roman della NASA, di Nancy Grace Roman. E questo invece è un telescopio per survey con un campo focale enorme, con 18 sensori da 4096x4096 pixel, con una risoluzione di 0,1 secondi d'arco per pixel e con un range che va anche qui dal visibile al vicino infrarosso. Questo sarà un telescopio da grande campo e da ricerca di oggetti. Lo specchio sarà della dimensione simile a Hubble, sempre 2,4 metri, ma un quarto del peso, grazie agli avanzamenti della tecnologia, fornirà la stessa risoluzione di Hubble, più o meno nelle medesime bande, ma con un campo di vista enormemente più alto. Mentre il Webb avrà campi di vista estremamente stretti e risoluzioni estremamente elevate. Ad esempio, la NIRCam ha una risoluzione di 0,03 secondi d'arco per pixel e sulla lunghezza d'onda più corta, mentre sulla lunghezza d'onda più lunga, ovviamente è sempre funzione di lunghezza d'onda e apertura dello specchio per i limiti di diffrazione, si arriva a 0,06 secondi d'arco per pixel, con uno specchio primario di 6,5 metri. Quindi sono strumenti tra loro complementari, dedicati a obiettivi scientifici differenti, e per questo che il Webb non è direttamente il successore di Hubble, è complementare ed è un'evoluzione rispetto ad Hubble, e sarà soprattutto complementare con il Roman, col WFIRST. In più,
Siamo vicinissimi al lancio che doveva essere nel 2022, ma mi hanno detto a Saluzzo, c'era a Savigliano, scusate, al Barcamp degli Astrofili Piemontesi, 2 mesi fa, c'era il responsabile di progetto dell'ESA di Euclid, che ci ha detto che probabilmente slitterà nel primo 23 perché hanno avuto anche loro ritardi dovuti al Covid e a problemi organizzativi, quindi anche questo slitta. Euclid sarà un altro telescopio in infrarosso con specchio da 1,2 metri, con un grandissimo piano focale a grande campo, quindi anch'esso in fondo complementare, poi sarà una ricerca di soggetti da puntare poi col web, e Euclid genererà 260 gigabyte al giorno di dati, per dare un'idea del numero di pixel e di esposizioni possibili. Quindi, in attesa del lancio, che vi ricordo sarà il 24 dicembre attorno alle 13:20, tenendo le dita anche dei piedi incrociati che non capitino altre stranezze, io vi ringrazio per l'attenzione e vi invito, se siete interessati, a parte che si fa molto in fretta con Google e con YouTube, andare a cercare sulle pagine dell'ESA, sulle pagine della NASA, sulle pagine dello Space Telescope Institute, e soprattutto su YouTube con i filmati, qualche bel filmato didattico del funzionamento del web. Ce ne sono di straordinari, anche perché l'ESA e la NASA hanno fatto un grande lavoro di divulgazione su questo telescopio, anche perché è il coronamento di 20 anni di lavoro, e quindi le informazioni disponibili sono tantissime. Da astrofilo, quando guardo questi specchi esagonali, mi viene male per un sacco di motivi. Allora, ve ne dico soltanto uno. Molti di noi hanno un telescopio Newton da qualche parte. Il Newton, bene o male, ha una decina di gradi di libertà, mi spiego, ha 3 viti per il primario, forse 3 viti di centratura del primario e sono 6, poi ha 3 viti per il secondario e sono 9, poi il secondario può essere alzato o abbassato e fa 10, poi ci sono le viti di centratura del primario sulle razze che sono tipicamente 4 e sono 14, poi ci sono 3 viti per la messa in asse del focheggiatore e sono 17 e poi finisce lì. Quindi in tutto, anche a cercare tutte le vetine che uno non tocca mai, tipo quelle del focheggiatore, si spera, per l'ottagonalità del medesimo, ci sono una quindicina di gradi di libertà, di punti di intervento. Sul sistema di specchi del web ci sono circa 200 punti di regolazione, quindi il processo di messa a fuoco vorrà dire puntare grossolanamente una stella puntiforme, ottenere sul piano focale 18 immagini della stella puntiforme, perché ogni specchio punterà dove gli piace. Quindi a questo punto bisogna riconoscere ogni immagine a che specchio si riferisce. Quindi si muovono gli specchi uno alla volta e si guarda quale immagine corrisponde a quale specchio. Poi ogni immagine va messa a fuoco e scusate, ritorno rapidissimamente indietro, ma per capirsi, eccolo qui, ci sono 3 famiglie di specchi, ci sono questa serie di specchi interni, poi questi 6 specchi intermedi e 6 specchi esterni, quindi sono 3 gruppi di 6, ogni gruppo ha la sua curvatura, se vogliamo che sia parabolico, la parabola di questo, la parabola di questo e la parabola degli intermedi sono evidentemente curvature differenti, quindi ogni specchio ha la sua specifica curvatura. Ogni specchio può essere spostato sugli assi, inclinato sugli assi con 3 punti e cambiata la curvatura, quindi di ogni specchio si curerà la messa a fuoco fine, il centramento, e poi bisognerà convincere il sistema a sovrapporre le immagini di tutti e 18 per avere un'immagine puntiforme. Ovviamente tutto questo è modellato, ci sono già da 10 anni dei paper scientifici sugli algoritmi
automatici, semiautomatici, manuali, per ottenere la messa a fuoco complessiva del telescopio e la regolazione di tutti gli specchi, perché poi ovviamente fatto questo c'è da regolare il secondario, c'è da regolare il terziario, il quaternario no, perché serve per la guida fine. In più ogni strumento ha decine di punti ottici di regolazione, quindi questo spiega i 6 mesi necessari per eseguire non solo il test degli strumenti, ma una messa a fuoco iniziale, una messa a punto iniziale per poter cominciare le osservazioni scientifiche. Ecco, questo vi dà un'idea un po' da astrofili della complessità di un oggetto di questo tipo, no? Di cosa vuol dire non soltanto portarlo in orbita, ma fare in modo che ci arrivi in maniera integra. Il telescopio passa dai 300 Kelvin che abbiamo a Terra ai 40 Kelvin che ha nello spazio, tutta la struttura di supporto si storce, si piega, si deforma con i gradienti termici e non deve muoversi più di tanto. Ogni specchio per costruzione si muoverà e si assesterà in maniera un pochettino diversa dagli altri. Insomma, la messa a fuoco sono contento di non doverla fare io. Ok. Grazie Marco, una relazione veramente interessante e molto chiara, l'abbiamo seguita veramente con interesse. A questo punto non ci rimane che aspettare il 24, ci sarà una diretta su qualche sito dell'ESA? Sicuramente su NASA TV, sicuramente sull'ESA, ce ne saranno di tutti i tipi di dirette, quindi lo troverete pubblicizzato penso dappertutto. Ecco, bene, bene, perché fra parentesi il 24 dovremmo essere più o meno in ferie, quindi... Infatti, infatti, si pranza guardando NASA TV. Sì, assolutamente. Bene, se qualcuno vuole fare qualche domanda. Ah, io una sulla messa a fuoco. Una volta fatta questa famosa messa a fuoco, poi sarà definitiva o andrà continuamente aggiornata? Bella domanda. Chi lo sa. Dovrebbe essere relativamente definitiva. Allora, tutte le parti del telescopio sono già state provate in camera climatica in condizioni di temperatura, irraggiamento solare e vuoto dello spazio. La struttura principale di supporto degli specchi ha superato a pieni voti questi test con deformazioni assolutamente minime, inferiori a quelle di progetto. Questo fa sperare che il tutto venga poi quindi mantenuto, però io mi aspetterei che dopo un anno di esposizione al clima spaziale e l'assestamento dei materiali e via così, qualche ritocco di puntamento di messa a fuoco penso che diventerà necessario. Comunque me lo aspetterei. Tutti i punti all'infinito, cioè saranno sempre aggiustamenti dovuti agli effetti del calore più che della distanza la distanza target. No, perché qualunque distanza anche dentro il sistema solare rispetto a uno specchio di 6 metri è all'infinito, quindi quello assolutamente no, la messa a fuoco è sempre all'infinito, però la struttura è veramente complessa, quindi io mi aspetto che qualche assestamento, deformazione, effetti termici e cose del genere ci sarà senz'altro nel corso dei mesi. Bene. Il mantenimento della temperatura quindi è continuo e costante, sempre sotto controllo? Sì, assolutamente. Infatti, una cosa che non ho detto è che l'Hubble ha avuto una vita ormai trentennale. Perché bene o male non ha grossi problemi di consumabili, ovvero idrazina per le manovre di assetto ne ha ancora ed è l'unico consumabile critico. Tutto il resto bene o male con problemi di elettronica, con problemi di batteria, con problemi di pannelli solari, con problemi di giroscopi, con tante grane, però bene o male continua a funzionare in modo accettabile dopo 30 anni, infatti è tornato in servizio anche dopo l'ultimo difetto che ha avuto a fine ottobre. Il web no, il web
ha un problema di consumabili legato all'elio del raffreddamento del MIRI. Allora, lo strumento principale, più critico di tutti, è MIRI. MIRI è raffreddato a elio. L'elio, come sa chiunque abbia un po' di cultura tecnica, è un gas atomico estremamente difficile da confinare. Tubature di elio ce ne sono tantissime, si prevedono perdite nel sistema e si prevede una durata del web di 10 anni di vita. Quindi la durata stimata, la durata di progetto del web è 10 anni, non durerà 30 anni come Hubble. Durante questi 10 anni, ovviamente, il controllo è continuativo, soprattutto il controllo termico. Una cosa che non ho fatto vedere è il modo di puntamento, però il web può puntare fondamentalmente una ciambella di punti ortogonale alla congiungente col Sole. Entro un campo di, mi pare, 40 gradi, ovvero può, diciamo così in termine nautico, rollare a destra o a sinistra fino a 20 gradi senza che il Sole vada ad illuminare gli specchi. Quindi può puntare una ciambella di dimensione 40 gradi in una direzione ortogonale al Sole. Nel giro di 6 mesi, di mezza orbita, può puntare qualunque punto dello spazio. Però anche qui Hubble è molto più libero. Hubble può puntare qualunque direzione che non sia verso la Terra o verso il Sole, mentre il web è legato dalla propria struttura, perché non può puntare solo lo specchio, deve ruotare tutto il satellite e deve fare in modo che il Sole non vada a toccare gli specchi. Posso? Mario, prego. A questo proposito, mi pare di aver capito che la protezione solare, il parasole, venga aperto dopo 2.7 giorni? Sì, di spiegamento completo più o meno una settimana. Scusa Mario, ti ho interrotto. Quindi resta esposto al calore del sole? Sì. Resta esposto al calore del sole, sì, è previsto. Ci sono altre cose, ad esempio, che non ho detto, ad esempio, dopo il lancio, dopo la separazione del vettore, il motore di apogeo impone al web una manovra di rollio, ovvero, penso che mi vedete, lo fa rollare continuamente in questo modo, un po' di gradi di qua, un po' di gradi di là, in modo che non resti sempre esposto dalla medesima parte verso il sole. E questa manovra di rollio continuano nei primi giorni dopo il lancio, cercando di mantenere comunque il telescopio in ombra dello scudo termico, che, anche se non ancora aperto, comunque copre buona parte. E proteggere comunque le parti più critiche degli strumenti scientifici che devono restare in ombra. Scudo termico che ha una curiosa forma, io mi aspettavo una forma circolare ad esempio, invece grossolanamente triangolare. C'è una spiegazione? Sì. Ma semplicemente motivi costruttivi. Alla fine quello che devi proteggere non è circolare, devi proteggere lo specchio, gli strumenti scientifici e il secondario, quindi un triangolo. Essenzialmente quello. Infatti è un rombo asimmetrico, è più esteso verso la punta, verso il secondario, ed è meno esteso verso il retro, dove sono gli strumenti scientifici. Quindi lo hanno calcolato al minimo indispensabile, anche perché ovviamente hai problemi di peso e poi, sai, stendere una struttura con 4 vertici ti richiede 4 tiranti. Estendere un cerchio è più complicato. Scusa, lo specchio secondario come è realizzato? In beriglio come gli altri. Ah, ecco. È un iperbolico in beriglio. Cioè un pezzo unico? Pezzo unico, sì. È piccolo, perché siccome ha F20, bene o male piccino. Poca costruzione. Bene. Chissà che ansia avranno il 24, tutti gli ingegneri, tutti i progettisti, tutti... E non solo il 24,
sui vari gruppi di discussione americani, questi li chiamano i sei mesi del terrore. Saranno sei mesi di terrore puro, di problemi enormi e continui. Insomma, è una scommessa tecnologica pazzesca. L'altra cosa che è ovvia, se uno ci pensa un attimo, è che sono Hubble e Webb sono due telescopi nati in epoche completamente differenti. Quando è nato l'Hubble sembrava che lo Space Shuttle dovesse risolvere tutti i problemi di accesso allo spazio, e quindi Hubble è stato progettato per essere manutenuto dallo Space Shuttle. In realtà la manutenzione è costata molto di più che lanciare un altro telescopio, perché i costi di missione dello Shuttle erano spaventosi alla fine. Lo Shuttle è stato abbandonato fondamentalmente perché è del tutto antieconomico, meravigliosa macchina, ma costava troppo. E mi pare che HST abbia avuto 4 missioni di supporto, di cui l'ultima strappata dagli scienziati con i denti alla NASA, che non la voleva fare per motivi di budget. Insomma, è stato uno stillicidio di soldi per tantissimi anni. Webb è costato moltissimo, decisamente più di Hubble come costruzione, progetto, lancio e tutto, e non è minimamente raggiungibile perché non è in orbita terrestre bassa, dove tra l'altro non abbiamo al momento nessun veicolo in grado di raggiungere Hubble, anche volendo, ma è a 1,5 milioni di chilometri, quindi va nel Lagrangiano L2 e ci rimane. Non è in nessun modo raggiungibile o manutenibile. Luigi, prego. No, io avevo una domanda. Mi chiedevo appunto, Marco, quando dicevi di quanto è costato, soprattutto in termini di tempo, oltre che di costo. È uno strumento estremamente fine, preciso, che avrà delle osservazioni, ci permetterà eccezionali. Ma mi domando, sarà l'ultimo progetto così grosso che faremo come osservatorio spaziale? Oppure no? No, e infatti è già allo studio da alcuni anni il successore del Webb. Ci sono già studi per andare oltre il Webb, anche perché, come tu sai benissimo, la legge di Moore va avanti, l'elettronica raddoppia le proprie prestazioni ogni 2 anni, quindi tutto questo permette di avere sensori migliori, calcolatori migliori e via di questo passo. Quindi è già allo studio tutta una serie di proposte per il successore del Webb. Dato che i tempi di studio e lancio di una missione sono pluridecennali, è probabile che sarà uno iato in cui non avremo un telescopio della classe del Webb ancora in orbita, ma si starà terminando fra 10 anni la costruzione del successore, che magari andrà in orbita fra 15 anni. Ecco. Però c'è una continua evoluzione. L'altra cosa straordinaria è che ovviamente i grandi osservatori come il Webb, come l'Hubble, colpiscono la fantasia e l'emozione delle persone, anche perché c'è un lavoro mediatico dietro straordinario di diffusione, ma i telescopi spaziali sono tanti, come dicevo prima, sia europei che americani, con prestazioni differenti, con prestazioni complementari, nessuno così grande, però l'osservazione dello spazio dallo spazio è in continuo fermento ed evoluzione. C'è un'altra domanda che mi avevano fatto, che ho letto parecchie volte sui forum, come critica ad un progetto così grande e così costoso, ovvero: ma non si potevano fare 10 telescopi più piccoli per diminuire i rischi e i costi? La risposta ovviamente è no, perché un telescopio 10 volte più piccolo raccoglie 1/100 della luce, ha 1/10 della risoluzione e non ci facciamo praticamente nulla, soprattutto non ci facciamo spettroscopia, non ci facciamo spettroscopia nel lontano infrarosso, gli strumenti di piano focale costerebbero uguale, e quindi non ha nessun senso fare strumenti più piccoli. Quindi bisogna per forza mettere tutte le uova in un paniere e lanciare il Webb. Bene. Bene.
Quindi insomma, sì, da giugno inizieremo a avere qualche dato più preciso, no? Giugno-luglio? Sì, secondo me il team comincerà a rilasciare qualche immagine di calibrazione prima, perché a giugno e dintorni dovrebbe iniziare la fase scientifica, però secondo me qualche immagine di calibrazione, qualche immagine dimostrativa, così e cosà, tanto per far vedere che lo strumento è vivo e che può fare delle cose interessanti, potrebbe arrivare anche prima. Speriamo, sì, vedremo. Beh, speriamo, speriamo. Vediamo, vediamo. Bene. Allora, se non ci sono altre domande, qualcuno vuole ancora chiedere qualcosa? Beh, se non c'è altro, io vi ringrazio tutti per l'attenzione e vi auguro. Facciamo giusto. E mi vado a pigliare il bicchiere. Aspetta. Il mio è di monossido di idrogeno. Bene. Tappate. Dai, veloce. Sei qui? È interessante, sempre interessante il racconto tecnico, strumentale di queste missioni. Mi affascinano tantissimo. Ti capisco poco, però rimango sempre affascinata. È bello, secondo me, anche se uno non capisce i dettagli, perché chiaramente io sono andato su alcune cose parecchio sul tecnico, credo che sia interessante capire quanto lavoro dietro, no? Capire la complessità al lavoro. Al web hanno lavorato oltre 10.000 persone, mamma ovviamente mia. Non in maniera continuativa, ma nelle varie ditte, nei vari subcontractor, negli istituti scientifici, chi ha fatto la modellazione, che ha fatto software, che ha studiato, ci sono centinaia di paper soltanto sui problemi di studiare, di come studiare gli strumenti scientifici e l'ottica. Ci sono già centinaia di paper prima del lancio. E quindi c'è dietro un lavoro che è straordinario. Non è che uno si sveglia un mattino e dice: ma facciamo un telescopio. Okay. E poi è la base per migliorare sempre i prossimi telescopi, tutto questo lavoro. Quindi, ovviamente. Certo. Complimenti Marco, bravissimo. Complimenti. Grazie Alessandra. Splendida presentazione, esauriente. Applauso. Veramente, applauso. Alla vostra. Allora, tanti auguri a tutti. Tanti auguri. Tanti auguri a tutti. Auguri, cinci. Cinci. Auguri a tutti. Gigi, quando pensi. Io vi saluto. Possa rivedere in presenza. Ciao Sandro, grazie per essere stato con noi. Figuriamoci, è stato un piacere sentire la presentazione di Marco. Tra l'altro volevo fargli una domanda, ma perché mi sono perso la parte iniziale, ero ancora a cena. La domanda è: ma l'alimentazione come sarà? Basata su pannelli solari o anche solari? Pannelli solari. Poche centinaia di watt, non c'è poi granché. Okay. È abbastanza limitata la parte di alimentazione, non è, addirittura nel disegno del telescopio non si vedono quasi, è talmente grande che i pannelli solari si perdono, ma ne ha tipo un paio di metri quadri. E invece le antenne con cui trasmettono verso la Terra, questa volta la potenza dovrà essere un po' più rilevante, sì, rispetto più elevata, a quella di Apple. Sì. Beh sì, a parte che aperte virgolette è vicino, solo 1,5 milioni di chilometri, però il fatto stesso che i sensori siano relativamente piccoli vogliono anche dire che il flusso dati non è poi enorme. In fondo produrrà relativamente pochi bit. Euclid fornisce 260 gigabyte al giorno di dato, il web molto meno. E quindi rallentando, richiedendo meno velocità, abbiamo più protezione dal rumore. Esatto, e antenne più piccole, meno criticità in questo, meno potenza del trasmettitore, meno consumo elettrico. E sono montate sui gimbal, quelle lì, che non ho capito bene dove siano piazzate. Qui. Aspetta. I show you. Questa qui. Eppa. Eccola qua sotto.
Eccola qua. Vabbè, veramente piccola nei confronti. Sì, è 70-80 centimetri, confronto a 23 metri, quindi ti dà un'idea della dimensione, no? E negli schemi è qui, e qua c'è il gimbal. Aspetta. Eccola lì. Sì, praticamente è un'antenna da TV satellitare. Sì, fai conto che la base di aggancio dell'Ariane mi pare che sia 2,50 m questa ralla, una cosa di questo genere. Certo. E questi sono i motori di assetto, certo. Sono i motori per il puntamento e per raggiungere l'apogeo. E qui ci sono i pannelli solari e un po' di radiatori, questi sono altri radiatori, questo è un altro pannello solare. Anche perché, dato che questa faccia punterà sempre il sole, anche il pannello non deve nemmeno essere orientato, basta che venga esteso. Certo. Perché tanto sei legato sempre ad avere il sole da quella parte lì, e quindi anche questo riduce i gradi di libertà del pannello. Certo, grazie della precisazione, probabilmente potevi averla anche detto, ma ripeto io... Ma non mi ricordo, non mi ricordo mica. Bravi. Ne ho dette allora, tante. Auguri a tutti, anche da parte degli altri miei consoci che sono stati avvisati proprio più che in zona Cesarini, proprio sì. Oltre. Oltre anche perché poi c'è stato un piccolo disguido. Vabbè, però vedo che alcuni di noi c'erano, a parte il sottoscritto ne ho visti almeno altri due. Sì, ne sono contenta. La prossima bene. Volta sarò più precisa e più veloce. Vabbè, cose che capitano. Cose che... Si migliora sempre. Ah sì, sbagliare umano. Bene. Vi saluto tutti allora. Grazie per la bellissima serata, Marco. È stato da rifare sicuramente dopo il lancio. Speriamo in bene. Speriamo in bene. Speriamo in bene. Facciamo le dita.